Stato non abbia solo la forza di portare in carcere i mafiosi con la coppola che servono per fare le fiction televisive e per farci capire che la mafia è solo quella, mentre c'è un'altra mafia che sta comprando l'Italia, che conquista il vostro territorio, che investe nel vostro territorio, ma che voi non conoscete, perché qui non ci sono gli omicidi di mafia, quelli sono in Campania, in Calabria, in Sicilia. Qui ci sono gli investimenti, qui voi trovate la costruzione delle villette a schiera, trovate la pompa di benzina che cambia gestore, o la discoteca, o la pizzeria, o quello che parla calabrese col BMW, con l'X5, con la Mercedes. Ma chi è questo? Come li abbiamo trovati a Chioggia, nelle intercettazioni dei Lopicco, dell'avvocato dei Lopicco, doveva comprarsi mezza chioccia, e voi pensate che la mafia qui non c'è, voi avete più mafia di quanto ne abbiamo noi a Palermo, e ve lo posso garantire, e dovete stare attenti, perché questa è la mafia subdola, è la mafia che conquista l'economia, che poi la vende ai cinesi, che crea poi disoccupazione, che crea sottooccupazione, che poi crea i circuiti per il traffico della droga, per lo spaccio della droga, che distrugge i vostri figli, che distrugge i vostri fratelli. La lotta alla mafia è qualcosa di diverso della concezione della mafia che ci hanno insegnato, per cui lo Stato vince perché è stato capace di catturare Giuliano, perché a Giuliano serviva un Giuliano per giustificare la strage del 1° maggio del 1947, quando a Portella della Ginestra fecero sparare le mitragliatrici contro i lavoratori che manifestavano la festa del lavoro. Oggi si fa l'autopsia del bandito Giuliano, l'uomo che ci hanno venduto per il bandito Giuliano, che sostengono di aver catturato e ucciso. Non è il bandito Giuliano. Già le foto dimostrano chiaramente che il bandito Giuliano non può essere stato ucciso nel luogo dove è stato fotografato, perché voi vedete una strada in discesa e le tracce di sangue che vanno al contrario. Voi avete mai visto una persona ferita, colpita, il cui sangue, anziché defluire verso il basso, va verso l'alto, un po' come il cerotto di Berlusconi, che si opera la terra del cerotto che lo mettono di fuori, con quello che si opera con pendicite e gli ingessano il braccio. Non è il bandito Giuliano, e vanno avanti, arrestano Riina, la mafia è sconfitta, e si scopre che Riina, andiamo al tema dell'incontro di stasera, viene arrestato perché dopo le stragi del 92 si rifiuta di continuare la stagione stragista, viene ceduto, e i grandi investigatori lo arrestano perché un pentito di maggio lo porta a casa perché stanno sbagliando con le strade, arrestano Riina e dimenticano di perquisire la villa. I grandi investigatori, questi che pontificano,